Ciao ragazze, eccomi qui con un nuovo tutorial e si tratta di un trucco che ho fatto per uscire di sera, per questo ho deciso di chiamarlo Make Up of the Night. Inizio stendendo il fondotinta della Essence, lo Stay All Day, su tutto quanto il viso e con una spugnetta e lattice per ottenere un risultato, diciamo, molto più naturale e non troppo pesante. Con il correttore della Catrice, il Camouflage, e lo applico nella zona delle occhiaie e sui vari brufoletti, brufolozzi. Con il mio amatissimo Instant Anti-Age della Maybelline, e lo vado ad applicare sotto la zona delle occhiaie, ma anche su altre zone che voglio andare ad illuminare, come il naso, la fronte e l'arco di Cupido e il mento. Prendo l'eyebrow designer della Essence e vado a riempire le mie sopracciglia. Come sempre, stendo su tutta quanta la palpebra mobile il primer della Essence, la Love Stage, e lo sfumo bene con una spugnettina. Ora avviciniamoci e iniziamo il nostro trucco occhi. Stendo su tutta quanta la palpebra mobile questo pigmento della MAC che si chiama Vanilla. Lo stendo con questo pennello che è di Pupa ed è un pennello a setole piatte piuttosto dure, diciamo che trovo perfetto per i pigmenti perché non cattura polvere. Prendo l'ombretto smoking di Neve Cosmetics e con un piccolo pennellino da sfumatura lo applico nella piega dell'occhio e lo porto un pochino verso l'alto. Applico anche lo scotch in modo tale da fare, diciamo, una linea più netta e definita. Con Black Sheep, sempre di Neve Cosmetics, e lo applico a fine dell'occhio con un pennellino piccolo da sfumatura, questo qui è di Essence. Lo applico solo a fine dell'occhio senza farlo arrivare, diciamo, nella piega, dove voglio che sia molto tenue, solamente smoking. Sotto l'arcata sopraccigliare applico Plastic, sempre di Neve Cosmetics, e vado così a sfumare bene i colori. Con un pennellino d'eyeliner, quello che vedete qui è di Catrice, applico l'eyeliner in gel di MAC, il Floodline Black Track. Come sempre l'inquadratura va fuori quando metto l'eyeliner perché guardo lo specchio. Rintensifico il pigmento MAC ripassandolo all'inizio dell'occhio. E applico la matita nera delle Eve Rocher, la Stila Waterproof, all'interno dell'occhio. Come sapete, adoro questa matita perché, come vedete, è nerissima, è waterproof e dura davvero tantissimo senza sbavare. Applico infine il mascara Pupa Vamp sulle ciglia superiori ed inferiori. Questo è il risultato finale dell'occhio. Eccomi qui con entrambi gli occhi truccati. Ora passiamo al resto del viso. Applico su tutto quanto il viso una cipria traslucida e utilizzo l'Invisible Powder della Kiko, che non applico con il suo applicatore ma con un pennello grande da viso. Utilizzo un bronzer opaco, questo è California di Neve Cosmetics, e lo applico con un pennello leggermente angolato. Applico un blush sui toni del rosa, questo è il blusher di H&M. Come illuminante uso queste perle della Essence dell'edizione limitata Cookies and Cream e le vado ad applicare con un pennello a petalo sotto gli occhi, sul naso e nell'arco di Cupido. Traccio il mio contorno labbra con il pastello cappuccino di Neve Cosmetics, che è perfetto per il rossetto che andremo poi a mettere. Il rossetto scelto è un rossetto MAC, è il famoso Fast Play di cui vi ho parlato nei miei regali di Natale, che adoro, e lo applico. Questo è il risultato finale.
E a me è piaciuto davvero tanto e trovo che sia anche molto elegante come make-up. Spero che piaccia anche a voi. Come sempre lasciatemi un commentino, fatemi sapere anche se vi piace questa tipologia di video e vi mando un bacio. Ciao!